Ciao a tutti da Federica di Portale Chef. Oggi parliamo di coda alla vaccinara. Coda alla vaccinara è un piatto famosissimo e conosciuto della cucina romana che prevede l'utilizzo del quinto quarto del bovino, solitamente il bue, ma non possiamo parlare effettivamente di una frattaglia, in realtà è un muscolo che circonda la parte finale della colonna vertebrale. La sua preparazione è del tutto particolare e viene utilizzata una grande quantità di sedano unita alla cipolla e pomodoro e quindi avremo delle sensazioni legate alla carne rossa, quindi ferro, untuosità per l'utilizzo di olio e aromaticità verdi, vagamente balsamiche per l'utilizzo del sedano, la dolcezza della cipolla e una leggera acidità dovuta al pomodoro. Si mangerà chiaramente con del pane, per cui le tendenze saranno dolcezza, ferrosità, grassezza, untuosità che vengono ben bilanciate da bollicine, ma bollicine con una certa persistenza, per cui pensiamo di abbinare bene champagne o metodo classico, e metodo classico anche Charmat Brut Lungo. Per la sua persistenza andiamo a scegliere magari degli Charmat Brut Lunghi un pochino più importanti. Padoseo, bassissima gradazione zuccherina, no, perché potrebbe contrastare con il ferro o con la parte vegetale. Per quanto riguarda invece i vini bianchi fermi, andiamo direttamente a bianchi strutturati. Per la presenza di olio c'è bisogno di una certa quantità di alcol ad asciugare. Vegetale per esaltare, quindi in concordanza con la componente verde del sedano, complesso per bilanciare tutte le aromaticità anche della cipolla o anche eventuali spezie tipo il pepe che verranno utilizzate, floreale per ammorbidire il tutto se i profumi dovessero risultare un pochino più intensi. Rosato intenso anche un buon abbinamento che concorda bene con il pomodoro e con la carne. Per quanto riguarda invece i vini rossi, via libera a tutti i vini rossi di media struttura. Non potremo abbinare bene bassa struttura, quindi leggeri, rossi leggeri, perché non ce la farebbero a supportare la presenza di olio e aromaticità, ma non consigliamo nemmeno abbinamenti con vini troppo strutturati perché sarebbero eccessivamente invadenti. E la coda alla vaccinara è comunque un piatto saporito, ma non estremamente forte. Arrivederci alla prossima, al prossimo video, al prossimo abbinamento.